L'Abruzzo ha lanciato la sfida per la conquista del mercato delle bollicine. In occasione del Vinitaly, nell'area degustazione della Regione Abruzzo, il Consorzio di tutela dei vini abruzzesi ha presentato oggi 28 etichette di vitigni tipici, cococciola, pecorino e passerina, che potrebbero qualificare questa missione perché, secondo gli esperti, hanno caratteristiche simili agli champagne. L'assessore alle politiche agricole, Dino Pepe. Anche l'Abruzzo punta sulle bollicine, un'opportunità per le nostre cantine, alcune hanno già in maniera molto positiva iniziato questo percorso. Oggi c'è stata una degustazione importante guidata dall'Associazione Italiana Sommelier. Su questo settore ci puntiamo con determinazione grazie all'apporto determinante dei nostri imprenditori vitivinicoli. Per il vicepresidente nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier, Roberto Bellini, il progetto è ambizioso ma possibile. Un progetto sì, ipotizzabile perché insomma, è un territorio dove le potenzialità sono infinite, non da ora ma storicamente parlando lo conferma quello che è accaduto durante questi anni con il Montepulciano, con il Trebbiano, e quindi è una realtà che può sicuramente essere pari a tutte le altre realtà italiane. Quindi le opportunità ci sono? Le opportunità ci sono, vanno sfruttate, il pecorino mi sembra che abbia delle ottime potenzialità per poter attirare il gusto dei nuovi giovani, cioè di quelli che si avvicinano al vino. Poi la tradizionalità dello Chardonnay e del Pinot Nero insomma, avrà un pochino più di difficoltà ad essere partecipe, secondo me, nell'essere presente nel gusto internazionale, perché la competizione è tanta. Luca Pannunzio, delegato provinciale di Pescara dell'Associazione Italiana Sommelier, è fiducioso sullo spumante abruzzese. Sì, una batteria di 28 spumanti abruzzesi, metodo classico e metodo Charmat, che spaziano dai vitigni tipici e quelli internazionali. I vitigni tipici usati per la spumantizzazione sono cococciola, passerina e pecorino, e devo dire che su quest'ultimo c'è un grande interesse. Vini complessi, minerali, che danno degli spumanti molto profondi e molto simili agli champagne. L'Abruzzo può vincere questa sfida anche rispetto a realtà fortemente concorrenziali? La strada è lunga, noi l'abbiamo imboccata, tra un po' di tempo dobbiamo risedere e riprovare le bottiglie e vediamo che succede. La sfida è stata lanciata, ora si attende la risposta del mercato.